Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Buongiorno sindaco e bentornato. Buongiorno. Apriamo subito con una buona notizia, perché proprio ieri sera il sindaco di Teramo Brucchi ha avuto la certezza di avere i MUSP, che sono i moduli per le scuole. La comunicazione è arrivata direttamente da Errani e poi dal presidente della regione Abruzzo, D'Alfonso. Sì, ieri sera mi ha chiamato, io ero a San Benedetto in questo incontro che c'è stato con i sindaci di Forza Italia del cratere per parlare un po', discutere, analizzare quello che sta accadendo relativamente, diciamo, al post-sisma, e ho ricevuto prima la telefonata di Errani che mi ha comunicato, insomma, che la pratica ha avuto un esito positivo, e poi anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso che mi ha confermato quello che mi aveva detto Errani, e che questa mattina avrebbe avuto un ulteriore colloquio, diciamo, con la Protezione Civile per definire poi tutta una serie di modalità per questo tipo di intervento. Quindi i termini le sono stati, quindi avremo i MUSP, no, comunicati oggi, nel senso, la giornata di MUSP, oggi della giornata, intanto avremo i MUSP che verranno posizionati nella, così come detto, nell'area d'Alessandro, in quella zona, diciamo, che è già urbanizzata, diciamo quasi totalmente urbanizzata, che ha i sottoservizi disponibili. E adesso dovremo capire se questo sarà un'attività che dovrà svolgere direttamente la Protezione Civile o se dovrà svolgere il Comune, o comunque quali fasi dovremo fare noi e quali fasi dovrà fare la Protezione Civile. È chiaro che adesso su questo bisogna accelerare, bisogna correre, bisogna fare in modo di avere prima possibile questi moduli scolastici provvisori. Su questo c'è stata anche un po' di polemica, direi forse un po' spicciola, sul discorso dei MUSP. Allora, i livelli di MUSP possono essere dal container semplice a moduli di altissima specializzazione e tecnologia. Quindi, diciamo, quelli che arriveranno tranquillizzerei, ma noi cercheremo, diciamo, la seconda ipotesi, i ovviamente migliori. Quindi tranquillizzerei un po' tutti i cittadini e anche qualche rappresentante di alcune istituzioni che, insomma, hanno parlato di una desertificazione del centro storico. Questo ovviamente non sarà, perché nella nostra programmazione abbiamo innanzitutto voler creare un polo scolastico nella zona della San Giuseppe, area dello stadio. Entrambi gli interventi sono finanziati, 4 milioni e 2 mi sembra l'adeguamento della San Giuseppe, più l'intervento da fare sull'area dello stadio dove c'è la tribuna, e questo sarà un polo scolastico di circa 900 posti, quindi in pieno centro storico, a dimostrazione che non c'è nessuna volontà di desertificare niente. È chiaro ed evidente che noi, anche alla luce di quelle che sono state le verifiche sismiche, faremo, diciamo, come dire, bisognerà fare delle scelte in un'ottica, diciamo, di un futuro a breve termine, su quelle che saranno le scuole da mantenere e quelle che invece saranno le scuole che dovranno avere altro destino. E questi MUSP serviranno a questo, e serviranno anche a fungere da scuola a jolly nel momento in cui dovremo andare a fare i vari interventi. Sindaco, a proposito di controlli, ci sono stati dei controlli per l'indice di vulnerabilità sismica, ma si passerà ad un controllo successivo, ad una fase successiva? È una questione molto tecnica, se cerca di spiegarcela. Sì, cosa state facendo sulle scuole? Quello che stiamo facendo va spiegato, ed è, non è un, come qualcuno, insomma, sostiene, che stiamo cambiando le carte in tavola. Allora, i livelli di conoscenza di una scuola possono essere, diciamo, tre: LC1, LC2, LC3. LC1 è il livello più basso e LC3 è il livello più alto. Che vuol dire? Vuol dire che si vanno a verificare altri elementi della struttura della scuola per capire se questo indice può aumentare o può diminuire, perché potrebbe anche diminuire. Quindi noi abbiamo fatto, così come hanno fatto tutti, la verifica in LC2, cioè uno stato di conoscenza intermedio. Adesso abbiamo chiesto ai tecnici invece di fare, per quanto riguarda le sei scuole che hanno questo indice più basso, di fare questa verifica in LC3, cioè di fare ulteriori approfondimenti e di migliorare la conoscenza della scuola per capire se questo indice sale o scende. È chiaro che se sale è un dato positivo, perché? Perché vuol dire che andando a verificare altri elementi della scuola fino a quel momento non verificati, si vede che praticamente quella scuola dà maggiori garanzie. Quindi questo è, io, il nostro patrimonio scolastico è questo,
è un patrimonio scolastico che ha qualche annetto, così come il patrimonio scolastico nazionale. Ieri sera in questo incontro dove c'erano 8 sindaci del centro Italia si è parlato anche di questo, e Ascoli avrà da qui a breve la stessa problematica, così come c'è la Macerata, ma così come c'è la Caserta. Il presidente della provincia di Caserta ha minacciato di non riaprire le scuole, così come c'è la Cosenza. È un caso nazionale quello delle scuole. Ma io ho detto che io sono stato il primo in qualche modo a sommettere il dito nella piaga, l'ho detto sia a Errani che a Curcio, e che dopo di me sarebbero arrivati altri sindaci, tant'è che così è stato, altri sindaci sono arrivati a evidenziare quello che io stavo dicendo da tempo. Adesso bisogna innanzitutto programmare degli interventi, perché diciamo anche questo, che l'indice di vulnerabilità non è nato come un indice per escludere alcune scuole e altre promuoverle. L'indice di vulnerabilità è nato con la normativa che risale a qualche anno fa per la programmazione degli interventi e per l'accesso ai bandi che il governo aveva messo a disposizione, e noi ce ne siamo aggiudicati uno, quello relativamente erano ai Lucidi. Quindi per questo è nato l'indice di vulnerabilità, non per dire, è chiaro che quell'indice ti dice se una scuola è più o meno vulnerabile. Dobbiamo anche dire però che le nostre scuole hanno resistito a 3 sismi, anche abbastanza forti, non avendo danni importanti, ripeto, al netto di qualche intervento che abbiamo dovuto fare, non sono danni importanti. Quindi su questo adesso noi comunque ci confronteremo. Stamattina alle 9:30 c'è la prima riunione, ce ne saranno almeno 2, c'è la prima riunione, in questa riunione faremo una prima analisi di quelli che sono i primi risultati. Sarà presente una rappresentante del Comitato delle Mamme, perché io non è che io sono, oltre ad essere sindaco, sono anche un genitore, ho un bimbo che va alla San Giorgio, Filippo, che voglio dire va alla scuola che ha l'indice di vulnerabilità più basso, e Nicoletta che va invece al liceo classico che ha un indice di 4 punto qualcosa. Quindi stiamo parlando del fatto che sono sindaco e genitore. Poi venerdì ci sarà questa manifestazione dei genitori annunciata, la rappresentante, la portavoce disse noi la facciamo a prescindere dall'incontro di martedì, lei da Ragas che stamattina rappresenterà i genitori in questo incontro con lei, sindaco, ha detto che loro verranno, lei verrà stamattina per ascoltare e per prendere coscienza e contezza insomma della situazione delle scuole. E qui che se la manifestazione è per avere i MUSP, il risultato è stato già raggiunto dal sottoscritto, ma non è questo adesso, non ci dobbiamo appendere nessuna medaglietta. Qui una cosa che non può passare è che qui non è che c'è qualcuno che è più responsabile e qualcuno meno responsabile, perché ognuno è responsabile nel ruolo che riveste. Il sindaco è responsabile del ruolo di sindaco, il genitore è responsabile del ruolo di genitore, il professore nel ruolo di docente e così il direttore didattico nel suo ruolo. Perché se qui passa il messaggio che c'è qualcuno più responsabile e qualcuno irresponsabile, non andiamo da nessuna parte. Sulla manifestazione di venerdì io non ho nulla, è una manifestazione che deve sensibilizzare il governo a stanziare i soldi. Anche quello che è accaduto la settimana scorsa, che il ministro Delrio ha stanziato le risorse per la progettazione per gli interventi sulle scuole e per gli studi di progettazione soltanto per le scuole in zona 1, non esiste. Non esiste in nessun paese civile, perché questo non vuol dire che quelli in zona 2 non devono fare i miglioramenti. Questo non è possibile. Cioè davvero, ora guardi, non ne faccio un discorso prettamente politico. Però davvero anche quello che è accaduto sul discorso di Errani, io non lo condivido. Per me Errani è stato un ottimo interlocutore, con tutto che è un uomo di altra parte politica, però io ho apprezzato la sua capacità di persona, di uomo, è stato sempre disponibile e qualche volta ci ha risolto anche i problemi. Quando non riuscivamo a trovare interlocutori, siamo andati da Errani nei sindaci, Errani ha fatto la sua parte e ha giocato il suo ruolo. Basta vedere quello che è accaduto per i MUSP, perché io sono andato prima da Errani e poi da Curcio, e devo dire che sia Errani che Curcio, entrambi adesso non ci sono più, o meglio Curcio già non c'è più, Errani non ci sarà, perché oramai è chiaro che su questo ufficialmente dal 9 settembre sì, subentrerà un nuovo dal 9 settembre è la favoletta che ci vogliono raccontare, che il 9 settembre scade il contratto, non ci crede nessuno. È chiaro che qui è accaduto qualcosa che noi non sappiamo.
Ora, i termini sono due. Se viene un nuovo commissario dovrà ricominciare da capo e questo vorrà dire perdere tempo. Se danno più poteri ai subcommissari, cioè presidenti di regione, come sembrerebbe, è chiaro che bisogna capire come i presidenti di regione, che svolgono già un ruolo pesante, difficile, impegnativo, possano svolgere questo ruolo. Quindi ci vorrebbe invece probabilmente una persona dedicata a questo tipo di attività. È chiaro che se poi viene messo a capo un rappresentante del governo che ha già tante cose da fare, cioè ci dobbiamo rendere conto che a un anno, fra due giorni, sarà il 24 agosto e sarà l'anniversario purtroppo del primo sisma, la ricostruzione stenta a partire. Non è una polemica nei confronti di nessuno, né di confronti di D'Alberto, che sta facendo bene il suo lavoro, e la ricostruzione stenta a partire. Basta vedere il patrimonio ATER, di cui abbiamo tante volte parlato, le case B potrebbero essere sistemate velocemente, la ricostruzione stenta a partire. Sulle scuole siamo al punto in cui siamo, quindi a questo punto bisogna accelerare. Ora, il lavoro che si è fatto sicuramente è un lavoro che servirà, però senza polemiche, davvero, io non ho nessuna intenzione e voglia di fare polemiche con nessuno, però insomma, le scelte, il governo secondo me dovrebbe anche ascoltare i sindaci. Gentiloni, prima di prendere questa decisione, secondo me farebbe cosa buona se ascoltasse i sindaci, non il sottoscritto, magari i sindaci che hanno avuto più danni, il sindaco di Amatrice, il sindaco di Accumuli, i sindaci dei comuni capoluogo, cioè chi vuole, però sarebbe bene che convocasse i sindaci e magari si facesse una chiacchierata con loro per capire davvero quello che sta accadendo nei nostri territori, perché noi lo sappiamo. Forse non tutti lo sanno. Un messaggio per lei, andiamo a leggere insieme. Buongiorno sindaco, conferma la chiusura della San Giorgio? No, non confermo la chiusura della San Giorgio. Alla San Giorgio è una delle scuole che su cui sicuramente andrà fatta una riflessione approfondita e seria. Come faremo? A un indice basso. Come fare? A un indice basso come hanno un indice basso le altre. È chiaro che abbiamo chiesto di fare ulteriori verifiche in LC3, come ho spiegato prima. All'esito di queste ulteriori verifiche vedremo. È chiaro che non mettiamo a rischio la vita di nessuno, non mettiamo a rischio men che meno dei nostri ragazzi, men che meno. Nel caso della San Giorgio, voglio dire, una squadra dove va mio figlio, quindi stiamo parlando della squadra dove va mio figlio, quindi voglio dire, no, se qualcuno può pensare, e no, io non lo sono, che io magari sia un sindaco, no, credo di aver dimostrato in questi 9 anni, al netto delle facili polemiche da parte di qualcuno, di essere una persona seria, responsabile, non dico capace perché questo non tocca a me dirlo, ma seria e responsabile sicuramente sì. Quindi non c'è predisposta la chiusura di nessuna scuola. Nessuna, a oggi. E credo che è possibile che poi a fine settimana ci arriveremo, ci stiamo preparando a qualsiasi evenienza, la riunione di questa mattina con le presidi serve anche a questo, ci stiamo preparando a qualsiasi evenienza. Il mio obiettivo è garantire l'apertura dell'11 per tutte le scuole, in sicurezza. E le scelte che andremo a fare saranno scelte pensate, ponderate, ragionate, verificate. E se dovrà chiudere qualche scuola, come farà con gli alunni che frequentano quelle scuole? Vedremo, ci stiamo lavorando. Ripeto, la riunione di questa mattina serve proprio a questo, chiedere alle presidi che hanno le scuole, diciamo, con indice più alto, la disponibilità delle aule. Cercheremo di capire come si potrà affrontare. Io vorrei evitare, nel caso in cui fossimo costretti ad attuarli, i doppi turni, perché sono davvero un disastro per i ragazzi che vanno a scuola di pomeriggio e dovrebbero rinunciare a tutte le attività sportive che sono importanti nella vita di un giovane, oltre che per le famiglie, oltre per un discorso generale. Bisogna tener conto anche, come ipotesi, come ultima fase, ma sicuramente anche importante, quella dell'economia cittadina. Cioè davvero la scelta non è una scelta facile. Io vorrei che qualcuno si mettesse nei miei panni qualche volta, perché poi la firma sotto quegli atti ce la mette il sottoscritto, assumendosi una grande responsabilità, e vi assicuro che prima di far questo lo farò con grande consapevolezza, con grande serietà e con grande senso di responsabilità che mi appartiene, vi assicuro mi appartiene, però non dobbiamo neanche lasciarci prendere dal panico e da facili, men che meno da strumentalizzazioni, perché su questo tema non accetto strumentalizzazioni di nessun tipo e sono pronto a rispondere anche in maniera dura se qualcuno proverà a strumentalizzare quello che stiamo facendo, perché davvero non c'è bisogno di strumentalizzazione. Sono un po' dispiaciuto sul fatto che il Presidente della Provincia
diciamo, non abbia voluto condividere questi percorsi, però va bene, è legittimo, ognuno si determina nelle proprie case, tra virgolette, come meglio ritiene. Forse credo che, come dire, sarebbe stato più utile. Vedo che comunque quello che aveva annunciato sta già accadendo, perché ad Atri ho visto che c'è la polemica questa mattina sulle scuole di Atri, ma vi assicuro che purtroppo questo discorso non finisce qui, sarà un anno difficile per le scuole italiane, non teramane, italiane. C'è un altro messaggio, sindaco, andiamo a leggerlo insieme. Buongiorno sindaco, si vocifera un drastico ridimensionamento riguardo i fondi per la ricostruzione degli edifici di categoria B. Cosa c'è di vero? Guardi, io non so nulla. Io però dietro la riconferma di Errani, la mancata riconferma di Errani, ci vedo anche qualcosa di questo genere. Cioè, io credo che questo problema dei fondi c'è. Altrimenti Errani non mi avrebbe detto che i primi fondi disponibili per la messa in sicurezza delle scuole ci saranno a gennaio. Perché a gennaio? Adesso siamo ad agosto. Ci potevano già essere a settembre. Perché a gennaio? Perché a gennaio probabilmente col nuovo bilancio, quindi io credo che questo problema ci sia, non ne ho nessuna fonte. È una sua ipotesi. È una mia impressione. Per tutti i colloqui, io sono stato a Roma, devo dire, nelle ultime settimane, un giorno sì e l'altro pure, e quindi, diciamo, come ho avuto modo anche di toccare con mano, anche nel mio colloquio con Curcio, prima delle sue dimissioni, ho percepito che c'era qualcosa nell'aria che non andava. Insomma, sicuramente qualcosa, non accade facilmente che si dimette il capo della protezione civile e subito dopo non viene rinnovato. Diciamo, come dire, la coppia di centravanti che hanno gestito l'emergenza sisma. E non è vero che è finita l'emergenza. Ieri Gentiloni ha detto una cosa non vera. Non è vero che è finita l'emergenza, perché non più di 15-20 giorni fa, un mese fa, c'è stato un decreto che ha posticipato la scadenza della fase d'emergenza a febbraio 2018. Senza considerare il fatto che la terra continua a tremare, proprio ieri sera, l'ultima scossa, anche con crolli. No, è che comunque loro gestiscono un'emergenza. C'è una carta, nazionale. C'è un documento, c'è un decreto che fissa la scadenza della fase d'emergenza a febbraio 2018. Allora come fa un premier a dire è finita la fase d'emergenza, parte la ricostruzione, se l'emergenza finirà a febbraio 2018? C'è qualcosa che non va, vediamo che cos'è, tanto verrà fuori. Io ripeto, per la perdita e il fatto che Errani non è più il commissario, io la vedo come una cosa negativa. Non vuol dire che chi viene non possa far meglio, ci mancherebbe, non è una presa di posizione nei confronti di chi verrà. Io parlo per chi adesso non ci sarà più. Ieri sera questo l'ho detto anche ad Errani nella telefonata che ho avuto con lui, però è chiaro che, insomma, ognuno può fare le proprie scelte. L'importante per quanto, come per me come sindaco, l'importante è che si continui, e adesso tutto quello che è stato fatto sia un bagaglio importante per poi dar seguito ad accelerare. Ripeto, noi abbiamo tante case B che potrebbero rientrare nel giro di poche settimane, e questo non è possibile, bisogna dare un'accelerata. Allora sindaco, tema caldo dell'estate, ovviamente le scuole, la ricostruzione post terremoto, ma sono stati anche altri gli argomenti e i temi che l'hanno tenuta impegnato, a partire dai lavori sul corso. Ci sono di nuovo le polemiche, si sono fermati per il periodo di Ferragosto, ufficialmente per le ferie dei posatori, ufficiosamente, insomma, qualcuno torna a dire che ci mancano i materiali per terminare i lavori. Poi c'è la buona notizia della delocalizzazione della centrale dell'Acona, ma anche lì c'è qualche piccola polemica. Insomma, è un'estate calda sotto molti fronti, non allora, solo dal punto di vista ma climatico. Guardi, sul corso chi fa polemica sono 3-4 persone, cioè Etto Pitti, che probabilmente non ha di meglio da fare durante l'estate, che conviene a fare una polemica sterile, perché adesso mi sembra che i dati che sono stati dati, non da me, ma dall'associazione di categoria, dicono che c'è stato un calo del commercio pesante. Mi sembra pesante, il 40%, sì. La percentuale però, alta. Però sulla costa non c'è il corso di Teramo, sulla costa il corso è normale, eppure anche sulla costa, dove invece dovrebbe esserci un elemento diverso. È chiaro che il corso ha avuto dei problemi, ha dei problemi. I materiali mancano o non mancano? Che, a me la ditta ha garantito che i materiali ci sono, che stanno in arrivo ulteriori, diciamo, materiali necessari per fare la parte centrale. Sicuramente l'impresa non ha ben gestito questo discorso dei materiali, questo è chiaro, ma su questo l'impresa ha avuto sanzioni e pagherà delle penali su questo argomento. Però mi sembra che adesso i disagi del corso mi sembra che sono relativi rispetto a quelli che abbiamo avuto qualche tempo fa, perché le due fasce laterali sono assicurate,
i cittadini possono camminare tranquillamente, mi sembra che anche un belvedere, e sono sicuro che quando i lavori saranno terminati sarà davvero un bel intervento, quando saranno messe le luci. Sicuramente ci sono stati dei problemi, che abbiamo avuto che ci sono stati dei reperti, non credo sia colpa di nessuno, che ci sono stati dei ritrovamenti e che abbiamo perso molto tempo, sicuramente non è colpa di nessuno, o meglio, se è colpa di qualcuno, probabilmente chi doveva fare le verifiche le ha fatte bene, non le ha fatte bene. Questo è tutto in una, come dire, in una sorta di libro nero che noi abbiamo redatto e ne chiederemo alla fine, come dire, a ognuno per le proprie responsabilità. Ma i tempi lei però se adesso, li sente, ma guarda, si sente di, che di, per di dare un termine Natale è inaccettabile. Io ho detto che i lavori per noi Natale è inaccettabile. L'impresa deve raddoppiare le forze e quando gliel'ho chiesto lo ha fatto e i risultati si sono visti. L'avrebbe potuto fare prima? Sicuramente sì, però adesso continuare con queste polemiche, queste sì che sono polemiche strumentali, queste sì che sono polemiche strumentali, quelle che sta facendo Topitti e quelle che stanno facendo, che sta facendo qualcun altro, queste sì che sono polemiche strumentali, perché purtroppo oggi un'opera pubblica, lo dice la mia esperienza oramai decennale, un'opera pubblica se l'impresa è un'impresa che ha delle difficoltà, è un'impresa che ti creerà dei problemi, ma questo vale per tutte le opere pubbliche, non soltanto a Teramo. Questa impresa, che è l'impresa che comunque ha un ottimo nome perché è un'impresa che ha fatto tanti lavori, su questo lavoro ha avuto delle difficoltà oggettive. Sui materiali qualcosa sicuramente è stato sbagliato, dovremo capire se è soltanto colpa dell'impresa o magari ci sono anche altre responsabilità, però su questo vorrei anche tranquillizzare che non pagheremo le somme di cui si è vociferato, 2.000, non sta né in cielo né in terra, forse sarà l'impresa che dovrà pagare qualcosa a noi, non noi all'impresa. Però adesso siamo nella fase finale, i lavori ieri sono ripresi, la settimana di Ferragosto non è che si è fermata l'impresa, a Ferragosto in Italia si ferma l'intero paese, le fabbriche non lavorano, non lavora nessuno, quindi ieri hanno ripreso regolarmente i lavori, adesso continueranno, termineranno i lavori fino ad arrivare con le fasce fino ad arrivare alla fine del corso, in modo che intanto abbiamo i negozi e resterà la parte centrale. L'impresa deve accelerare, questo gli è stato ribadito anche nella giornata di ieri sia dall'ingegner Bernardi che dal sottoscritto che dall'assessore Fracassa. Siamo sul pezzo, però davvero, insomma, poi quando si esagera con le polemiche si diventa anche poco credibili, perché insomma se uno fa una polemica giusta, puntuale, precisa, e ha ragione, io sono il primo a dire, però poi quando si esagera, insomma. Delocalizzazione della centrale. Ma sulla centrale, guarda, io sono un po' così, a me è arrivata una lettera discutibile, perché quando poi nella lettera che viene indirizzata al sindaco ci sono tutta un'altra serie di mittenti, insomma mi lascio un po' sorpreso. Ho letto, ma sì, insomma, che questo intervento viene comunicato anche a persone che non dovrebbero essere nell'elenco dei mittenti. Penso al presidente del comitato di quartiere, che io non ho mai visto una lettera che parte dalla regione indirizzata a un presidente di un comitato di quartiere, non l'ho mai vista, prima volta che mi capita in 18 anni di esperienza politica, però va bene, ci può stare, c'è sempre da imparare. Ma ieri sul sito della regione, e stamattina lo verificherò, c'è scritto che l'ente attuatore è la provincia, questo non potrà essere. Non potrà essere, perché l'intervento è stato richiesto dal Consiglio Comunale di Teramo all'unanimità, è un intervento situato sul territorio della città di Teramo, il responsabile di questo intervento è il sindaco della città di Teramo. Ma forse è un refuso della regione, perché ieri in una nostra intervista il presidente della provincia questo aspetto l'ha chiarito, ha chiarito che l'ente attuatore è il comune con la collaborazione della provincia di Teramo. Ma la collaborazione, grazie, volentieri. Quando c'è collaborazione siamo disponibili, se l'ente attuatore è il comune, e allora il comune deve, lasciamo fare al comune la svolgere la propria attività in grande serenità. Quindi, ma non ce l'ho con Renzo Di Sabatino, sia ben chiaro, nulla da dire a Renzo, per l'amore di Dio, che svolge un ruolo anch'esso molto difficile, non è una polemica con Renzo Di Sabatino, però insomma ecco, ci vuole rispetto delle istituzioni e delle istituzioni cittadine. Su questo intervento, è un intervento sicuramente che tra l'altro nel programma elettorale del sottoscritto, perché è sicuramente un'emergenza, abbiamo trovato le risorse, anche se i 10 milioni del Masterplan sono andati a finire in altri interventi e non nel Comune di Teramo, e vorrei sapere cosa ne pensano i consiglieri comunali
del potere opposizione, del centro-sinistra su questo aspetto, che soltanto un intervento è restato a Teramo, gli altri sono andati addirittura una parte anche a Chieti. Non me ne voglia il mio amico Di Primio, ma insomma questo non lo condivido, perché se il Consiglio Comunale ha deciso che un intervento non si doveva fare, che è quello della funivia, il Consiglio Comunale è sovrano nelle scelte per la città, questo non vuol dire che poi i soldi bisogna portarli da un'altra parte, che noi avevamo indicato interventi altrettanto importanti per la nostra città, però va bene, adesso ripeto, davvero è tempo di mettere da parte le polemiche, soprattutto se poi sono stesse. Se così sarà, stamattina farò questa verifica ulteriore, se così è, allora non c'è problema, il Comune di Teramo svolgerà il suo ruolo di ente attuatore. Anche se il Presidente della Provincia vorrebbe chiedere all'Enel di realizzare i lavori in un'ottica di velocizzare però su questo, proprio però se l'ente attuatore il Comune di Teramo, sarà il Comune di Teramo a decidere chi, se lo farà l'Enel o se lo farà, anche perché l'intervento non è di Enel bensì è di Terna, quindi insomma l'interlocutore non è proprio Enel ma è Terna, e quindi bisognerà parlare con Terna. Noi siamo stati tante volte da Terna e con Terna ci siamo confrontati tante volte per capire anche i costi. Sono due progetti, uno che riguarda la delocalizzazione e uno che riguarda l'interramento, bisognerà capire quali dei due bisognerà portare avanti, quindi vedremo un attimino, però su questo insomma è chiaro che anche da un punto di vista dei rapporti istituzionali, a me non verrebbe mai in mente di interessarmi di un problema, potrei cominciare a farlo anch'io, però va bene, ripeto, pensiamo davvero in questo momento il problema principale che io ho sono quello di far partire l'anno scolastico in maniera regolare, poi ci occuperemo anche perché manca meno di un mese alla fine dell'anno. Ci occuperemo anche della centrale della Cona, così come ci occuperemo dell'inaugurazione della cosiddetta strada Castellani, siamo un po' agli sgoccioli, così come ci occuperemo di tanti problemi di cui ci siamo occupati negli anni e che abbiamo risolto. Noi purtroppo ci siamo troppe volte, anche come maggioranza, lasciati imprigionare dentro problemi politici a volte inesistenti, e invece non ci siamo occupati di dire le tante cose buone che abbiamo fatto. Questo un po' anche per colpa nostra, però. C'è un altro messaggio per lei, Sindaco. Buongiorno Sindaco e Dorotea, buongiorno. La nuova strada di Villa Mosca, credo sia proprio quella che citava lei poco fa, quando sarà aperta? Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei. Mancano le ultime verifiche che si stavano facendo prima di Ferragosto. La strada è terminata comunque. È terminata, presto c'è la fase di collaudo che va fatta seriamente. E c'erano alcune ulteriori verifiche da fare, l'assessore Fracassa se ne stava interessando. Io credo che prima della fine del mese riusciremo ad inaugurare questa importante arteria che va ancora nell'ottica, che va nell'obiettivo oramai portato avanti tanti anni di decongestionare il traffico. Che praticamente è quella strada che da Via Franchi arriva poi a Villa Mosca. Esattamente, che poi prevede un secondo lotto che andrebbe, secondo lotto, che continuando verso l'università si andrebbe a ricongiungere con la sala università. Questo è il progetto iniziale, è una strada importante. Io vorrei sempre, perché non ci dobbiamo dimenticare di quello che era prima Teramo, io credo che nessuno abbia dimenticato quando fu chiuso dal commissario lo svincolo su Via Po per la strada che scendeva dalle Conad, per intenderci. E su via Flaiani la fila arrivava al benzinaio, anzi a volte superava anche la curva del benzinaio, e questo non dobbiamo dimenticare. Oggi questo non c'è più, questa strada aiuterà a decongestionare ancora di più il traffico di quella zona e servirà quel territorio, che è un territorio in espansione e in crescita. Io credo che sulla viabilità e sulla mobilità abbiamo fatto tantissimo. Abbiamo anche, l'altro giorno ho presentato al centro l'intervista che mi aveva chiesto il direttore, tutta una serie di interventi che da qui ai prossimi anni ci saranno nella nostra città. Parliamo di svariati milioni di euro che arriveranno nella nostra città tra il bando delle periferie, il PARFAS, il PORFESR, 5 milioni, 17 milioni, l'housing sociale, anche questo progetto che viene in qualche modo ostacolato da alcuni rappresentanti
delle istituzioni che davvero non ha e che non propongono proposte alternative. Insomma, ci saranno davvero tanti tanti interventi che continueranno a cambiare il volto e migliorare il volto di questa città. Poi ripeto, io oramai sono al 9° anno di consigliatura di sindacato, credo, insomma, di aver dato tutto quello che potevo. 9 anni sono tanti, a volte penso che sono troppi, perché credo che il sindaco si debba fare per un solo mandato, e poi perché nel secondo mandato, come si è dimostrato in questa legislatura, siamo arrivati al 4° anno, ma con grande fatica, dovendomi occupare più dei problemi politici di fatto che dei problemi della città, e questo sicuramente non ha aiutato. Però poi, diciamo, il mio carattere forte e determinato mi ha portato ad arrivare anche, diciamo, come dire, a questo punto. Grazie sindaco, noi grazie, ci vedremo tra breve per l'incontro con tutte le forze interessate ovviamente alla questione della sicurezza delle scuole, alle 9:30 in municipio, e ascolteremo. Però anche, ricordo che l'incontro è riservato stamattina, non è pubblico, però alla fine dell'incontro rilasceremo sicuramente delle dichiarazioni, qualche dichiarazione. Tanto la notizia importante l'abbiamo data in apertura di questa trasmissione, quella che lei attendeva da settimane, l'ok definitivo dei MUSP a Teramo, e questa mi sembra una buona notizia che lei porterà ovviamente anche all'attenzione. Assolutamente. Grazie sindaco, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi per l'attenzione. Questa trasmissione torna anche domani mattina in diretta, sempre dalle 7 alle 8, e domani mattina troverete Daniela Facciolini. Arrivederci.